Non fatevi ingannare dal titolo, questo film non è in alcun modo un elogio alle Stelle e Strisce, ma piuttosto una satira feroce su qualcosa di cui parliamo spesso qui. Concedetemi qualche minuto e vi dico il perché, no? Benvenuti o bentornati sul mio canale, mi chiamo Greg e cerco di parlare di intrattenimento in modo non convenzionale, se ci riesco. American Fiction è candidato 5 Oscar e ha raccolto diversi premi e candidature ad altri festival. E finita la visione mi sono stupito di ciò. Nel senso che o la critica americana ha frainteso il film, oppure stanno solo confermando alcune cose che... A ogni modo, partiamo dall'inizio e cercherò come sempre di non spoilerare. Thelonious Ellison, detto Monk, è uno scrittore professore che si vede invitato a prendersi un periodo di ferie per alcune lamentele da parte di studenti e colleghi. Già nella prima scena capiamo il tono del film e il modo di pensare di Monk quando una studentessa, questa qui, dice di sentirsi profondamente offesa per la frase scritta alla lavagna dal professore perché contiene la parola con la N. Lei, una bianca, si sente offesa al posto del compagno di colore seduto accanto a lei, ma ritiene opportuno entrare in conflitto con Monk, che bianco non è, riguardo una frase che contiene la N, una frase che proviene da un testo idoneo al corso, visto che è un corso sulla letteratura del Sud, e che è normale incontrare durante gli studi in questo corso parole che provengono da mentalità diverse e dal passato, e parole come quella con la N. E fu in quel preciso istante che realizzai che avrei amato questo film. A nulla valgono le motivazioni del professore e questo viene considerato dal consiglio la proverbiale goccia che fa traboccare il vaso. Questa scena mi ha ricordato quella vista in Tar, non so se avete presente, in cui Lydia Tar si trova a discutere con uno studente che non vuole avere nulla a che fare con alcuni compositori del passato perché ritenuti isti di qualche tipo. La dinamica è questa, il risultato uguale. Insomma, classici esempi di studenti che non sono in grado di elaborare un concetto semplice, che non si riduce nel semplice dividere arte da autore, ma contestualizzare l'epoca in cui questi autori sono vissuti. Ma dicevamo, Monk viene mandato in ferie forzate e ne approfitta così per tornare a casa a trovare la madre e la sorella che non vede da anni. Prima però partecipa a un festival di letteratura e il suo agente gli confessa che il suo libro non sta andando molto bene presso gli editori, perché il mercato chiede una cosa agli autori di colore. Storie stereotipate dove i personaggi devono denunciare le angherie subite oggi dai bianchi, il white privilege, gli abusi della polizia, eccetera, eccetera, eccetera. Ma Monk non è quel tipo di autore. Monk vuole fare letteratura, alta letteratura, non romanzi da comodino. Mentre vaga desolato per le sale del festival, incappa nella presentazione del romanzo bestseller di Sintara Golden, un romanzo che segue alla lettera i consigli dati dalla gente a Monk. Stereotipi, stereotipi e altri stereotipi. Frustrato dall'assistere alla presentazione e agli elogi dati a quella spazzatura caricaturale, Monk si siede alla scrivania e senza nemmeno troppo sforzo butta giù un romanzo che ricopre tutti quei cliché. Un romanzo senza nessuna sfumatura, un romanzo carico di risentimento, vittimismo e livore. Ma un romanzo che Monk considera uno scherzo, così con lo pseudonimo che adotta. Ebbene, ebbene, in poche ore la gente vende il romanzo a peso d'oro e in breve arriva anche un'offerta da un produttore per adattarlo per il grande schermo. Ecco, mi sono dilungato un po', ma era necessario per comprendere il messaggio che ci vorrebbe dare questo film e a chi punta il dito. Ecco. Per la miseria, questo è un ottimo caffè, lo sai? Beh, ce l'ha offerto Davide, tramite Coffee, sai. Allora ringraziamo Davide. Questo è un ottimo modo per sostenere il canale. Monk vorrebbe essere un autore, uno scrittore riconosciuto, ed è stanco che esista questo movimento che si vuole lavare la coscienza inserendo quote demografiche e che a queste quote venga chiesto di ammettere di essere vittime e che si comportino secondo i classici stereotipi. Per esempio, a un certo punto riceve una telefonata dall'organizzatore di un premio letterario, che senza troppi giri di parole lo vuole nella giuria perché gli serve un'altra persona di colore. E della giuria fanno parte tre bianchi più lui e Sintara.
Ma a guidare la giuria, indovinate chi è? Una donna bianca che fa leva anche sugli altri, che si impone, che pretende che a vincere sia un romanzo solo perché ha i contenuti ideologici giusti. E sia Monk che Sintara trovano aberrante questa dinamica, questo meccanismo che usano certe persone per mero, riprovevole virtue signaling. Monk ci mostra un'altra faccia della comunità di colore, quelle di persone che vorrebbero essere solo considerate esseri umani e non carte della virtù da giocare al momento opportuno, spesso in mano a personaggi come appunto Brittany, la studentessa che vediamo all'inizio, e la giurata che è quasi elementare identificare come attiviste da salotto, anzi da tastiera. Gente che vuole la medaglia di brave persone sfruttando le minoranze per portare avanti la loro folle e cieca ideologia. American Fiction, il cui titolo è un eccellente gioco di parole, ci parla appunto della frustrazione di persone come Monk, che vorrebbero solo far parte di una comunità, fare il loro lavoro e non essere spinti a forza in determinate categorie per sostenere un mercato malato, creato da persone che si vogliono pulire una coscienza sporca, più sporca di qualsiasi ista che dichiari di essere tale. Il vero razzismo in questo film è rappresentato da Brittany, dalla giurata, la prima che pur essendo bianca deve decidere cosa sia offensivo o meno per la comunità afroamericana. O la giurata, sempre bianca, che segue appunto il mercato che vuole che le minoranze continuino a ritenersi oppresse. American Fiction mette a nudo tutta l'ipocrisia che si cela dietro gli attivisti di oggi, quelli che pattugliano i social, le produzioni, i romanzi e il mercato in generale per intervenire, censurare, rimodellare e trasfigurare, ma in maniera del tutto insincera. Oltre a questo però American Fiction è anche un ottimo film di rapporti umani, familiari, di amicizia, di delusione, di pentimento, di disillusione e di fallimenti e rimorsi. Si sorride e si ride in diversi punti grazie alla pungente ironia che pervade il film, e spesso amaramente. Ma è un film davvero piacevole che non dovrebbe avere bisogno di molti sforzi per interpretarne i due livelli narrativi, anche se ho visto qualche recensore equivocare il messaggio principale e non rendersi conto che stava parlando proprio di gente come lui. Cioè si sta ribaltando la situazione! Forse non sbancherà gli Oscar e non ha fatto favilla al botteghino, ma se volete vedere una satira onesta e sferzante sui tempi in cui viviamo, beh, dategli una chance, quando arriverà anche sulle piattaforme streaming italiane. Comunque, fatemi sapere la vostra nei commenti. Grazie per essere rimasti fino qui e se vi è piaciuto questo video, considerate di lasciare un like, un commento o di iscrivervi al canale. Sarebbe molto apprezzato. In caso contrario, grazie comunque per avermi fatto visita. Alla prossima. Perché non è il tempo e non è il luogo per parlarne. Spegniamo la TV, spegniamo le luci, usciamo dal salotto e andiamo a farci un giro. Va. For 400 years, that word has kept us down. I don't believe you people. What do you mean, you people? What do you mean, you people?